tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Ero felice. Che video stiamo facendo oggi? Niente prodotti. Niente, non facciamo proprio niente, andiamo a casa. Ciao. Vado a giocare. Al massimo sono io che vado via perché questa è casa tua, non fa niente. Va bene. Benvenuti nello speciale 5000 iscritti. Oh mio Dio. Grazie. Aspettiamo ancora un po', facciamo lo speciale dei 6000, tanto qui ormai ci amano tutti. Ci amate, vero? Aspetta. Sì, hanno detto di sì. Va bene. Dicevamo. Dica. Speciale 5K. 5K? Speciale 5K, vi abbiamo chiesto, abbiamo postato una foto bellissima. Che trovate in sovraimpressione. Straordinaria. Sì? Fatto io. Yeah. La foto è bellissima e sotto avete postato un sacco di domande, esatto, a cui abbiamo promesso di rispondere per questo speciale 5000 iscritti. Esatto, abbiamo deciso di, visto che non vi raccontiamo quasi mai niente di noi, anzi lo scoprite strada facendo perché non vi raccontiamo mai nulla perché siamo super professionali, io soprattutto. Ti ho visto che li hai guardati, avevo uno sguardo d'intesa. D'intesa. Con la camera. Ecco. Abbiamo deciso quindi di raccontarvi qualcosa e vi abbiamo chiesto di farci delle domande che ci avete sommersa delle domande. Ma che comportazione è questa? Oh. Andiamo avanti! Chi ci scrive? Allora, cominciamo con Francesca U. Brava Francesca su Instagram. Ci segue ovunque. Ciao Francesca. Scrive, vediamo intanto come vi siete conosciuti, come è nato Games Princess. Fate un bel videone lungo, mi piace ascoltarvi e siete troppo divertenti, oltre ovviamente ad essere in gambissima. Grazie. Ti sei dimenticata bellissime, ma vabbè, ti perdoniamo. Come ci siamo conosciute? Erika ve lo dice. Allora, ci siamo conosciute sul Twitter. mille anni fa. No, non è che tanti anni fa. Quattro. Era appena finita la Seconda Guerra Mondiale. Eravamo triste, sole e povere. Povere secondo me lo siamo. Povere anche adesso. Avevamo degli interessi in comune, quindi ci siamo trovate su Twitter. Io all'epoca avevo un altro sito, ero giovane, scrivevo delle altre cose nelle altre parti e ho detto a Fiora, non è che ti andrebbe diventare amici? Sì, no. Di diventare amici? Sì, no, forse ci devo pensare un attimo. Lei mi ha detto di sì, quindi abbiamo cominciato a collaborare. Dopodiché lei mi ha detto, però sai, io scrivo per te. Adesso tu scrivi anche per me. Esattamente. Quindi non è stata una roba di sua spontanea volontà venire in Games Princess. È stato un, visto che io scrivo per te adesso. Esatto. O mi esci dei soldi, ma ripeto, eravamo povere come adesso, insomma. Da subito. Devo dire che la cosa è molto particolare, perché tantissimi mi dicono, ah ma tu Erika eravate a scuola insieme. No. Ma vi conoscete da mille anni? No! Da quanti anni vi conoscete? Più o meno 5, ma così poco! Sì, è una vita. Galeone fu Twitter. Galeotto fu Twitter. Galeone. A posto. Come è nato Games Princess? Questa la so. Meno male. È nato. Io volevo scrivere dirissimo di videogiochi perché era la cosa che mi piaceva di più ed è iniziato come il mio blog personale. Poi a un certo punto ho detto, ma possiamo fare qualcosa di più serio, con più persone, e alla fine è diventato il magazine che al giorno d'oggi, addirittura poi è partito anche Tech Princess, ci siamo espanse, siamo mille princess, ed è stata una cosa bellissima perché da un gioco, qui si parlava di giochi, è diventata una cosa, un lavoro un lavoro in cui si lavora, era più divertente prima. No, scherzo, anche adesso è tanto divertente. Andiamo avanti. Sempre Francesca. Ma quante domande fai? Oh. Oltre a videogiochi e tecnologia, avete interessi, hobby particolari? Non è un quiz che devi mettere le cuffie. Io so quelli di Erika, Erika sei miei. Poi io provo a raccontarvi quelli di Erika e poi Erika racconta dal suo punto di vista. A posto, sono pronta. Sì, questa la so. Diciamo pure che la nostra passione è già quello che facciamo, quindi tecnologia, videogiochi sono già di base un lavoro, ma anche già passione. Erika, quando non videogioca, guarda un sacco di serie TV e mi rompi le balle, tipo, oh, devi guardare questa serie TV, ma io non le guardo le serie TV perché mi rompo le balle. Perché, ad oggi? Perché guardo documentari. Esatto. Allora, ad oggi Fiona non ha guardato nessuna serie TV che le ho consigliato. Nessuna.
Abbiamo condiviso anche l'account di Netflix nella speranza che... No, no, ho guardato una serie di sfortunati eventi che non mi hai consigliato. Che non ti ho consigliato, esatto. Quindi nessuna di quelle che le ho consigliato. Io la guardo, compenso un sacco di documentari su Sky, non su Netflix, perché quelli di gradimento di Fiona li fanno soprattutto su History, perché sì, sono quelli dove ci sono i dittatori, i nazisti, gli assassini, anche gli alieni mi piacciono molto. La teoria del paleocontatto, gli antichi astronauti. Ho questa roba che tipo arrivo a casa, accendo la TV e guardo solo dei documentari, perché devo imparare delle cose nuove. O Stupidi al quadrato. Stupidi al quadrato, lui è bellissimo. Come si chiama quello lì che fa... Richard Hammond. Quello che faceva Top Gear. Quello con la faccia da inglese, insomma. Avevano tutti la faccia di inglesi, quelli che faceva Top Gear, perché Top Gear è inglese. Va bene, andiamo avanti, avete capito? Serie TV e documentari. Sì, libri, comunque robe così noiose. Ah, io i trucchi anche, mi piacciono un sacco, faccio un sacco di shopping di trucchi. A lei no, ma non vi racconto cosa è successo con questo video. Facendo il video per la seconda volta. Tu devi morire. Devi morire. Andiamo avanti. Cosa volevate fare da piccole, sempre Francesca? Io volevo fare la ballerina. Poi ti sono cresciute le tette e niente. Non solo le tette. No, io volevo fare la ballerina perché sono nata in una famiglia di ballerini e di insegnanti di danza classica, e per qualche strano motivo solitamente si tende a fare totalmente il contrario di quello che fanno i genitori, invece a me piaceva tantissimo, finché mio padre mi ha detto per me no, non hai nessun tipo di talento. No, ce n'hai qualcuno, ma non per fare la ballerina classica, quindi se vuoi puoi fare altro. E allora io ho detto, allora è per me che no, non sei tu che mi lasci, sono io che ti sto lasciando. Tu invece cosa volevi fare da piccola? Io ogni anno cambiavo. Il muratore! No, quello non l'ho mai voluto fare. Da piccola cambiavo idea più o meno una volta all'anno. All'anno? Quindi nell'ordine volevo fare l'archeologa, l'avvocato, come i bambini normali, l'astrofisico. Muratore! Sei di Bergamo, come vuoi non fare... Il pianista. Addirittura? Sì. Sull'oceano, molto bene. Sempre Francesca, che palle, dai. Di tutti i luoghi visitati, quale vi è rimasto di più nel cuore? La so, cioè no, non è vero, non ho, ho un dubbio, perché la risposta così di getto sarebbe Tokyo, però recentemente ho rivisitato Hong Kong e... perché sono qui che fuori piove, il cane dei vicini abbaia e tutte queste cose brutte. Il video lo rifiamo per la seconda volta. Esatto. Lo rifiamo. Va bene, comunque risposta così Hong Kong. Io non lo so, perché Fiona è una persona orribile, come ben sapete. Non mi porta mai da nessuna parte. Quindi io sono sempre a casa a scrivere, a fare la persona seria, a montare i video, e lei va a fare la bella vita. Così, tra i luoghi che ho visitato per piacere, non perché Fiona mi ha portato, direi Londra o Madrid, probabilmente Londra. Ai me gusta muchísimo Madrid. Londra allora sicuramente, perché così non parla in spagnolo. Nel futuro vi piacerebbe lavorare sempre in questo campo? State lavorando per raggiungere anche altri obiettivi di genere diverso? Chi è costui che si Sempre Francesca. Ah, sempre lei? Sì. No, nel senso che ci è capitato per caso questa cosa, cioè è stato un gioco come dicevamo prima. Io personalmente non mi aspettavo mi piacesse così tanto, o perlomeno non pensavamo di fare tutto quello che stiamo facendo, e personalmente mi piace, sinceramente cercherò di crescere sempre di più facendo sempre questo, lasciando Erika a casa. Che persona di me. Mi licenzio. No! Invece tu? Io uguale, nel senso non mi sarei mai aspettata di fare questo. Mi è sempre piaciuto, ho sempre cercato di scrivere. Mi piace scrivere delle cose che siano utili per le persone, mi piace scrivere in generale. Spiegare alle genti le cose. Spiegare le genti alle cose. Le genti, le genti alle cose. No, lo dicevo io. Okay. Però ci hai creduto, Ultima domanda di Francesca. Ma basta! Dolce o salato? Dolce. Salato. A posto. Andiamo avanti. Matteo Rossi, prima di tutto auguri per il vostro traguardo. Grazie. Vi volevo fare due domande. Due. La prima, che progetti avete per The Driving Fiona? Format molto bello che mi mette sempre di buon umore. The Driving Fiona è ancora un esperimento nella mia testa. E ogni volta cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Però diverte anche noi tantissimo farlo.
Soprattutto perché a Erika le macchine piacciono tantissimo. Poi ne so, pacchi, ne guido milioni. Esatto. Però sì, diciamo che non lo abbandoneremo, continueremo a coltivarlo perché è super divertente. La seconda domanda di Matteo è: eventi importanti in programma nel 2017? Lo so, è che qua gli eventi arrivano così da un giorno all'altro. Però l'evento sempre più... No, non è vero, perché ce ne sono anche altri. Le fiere, quelle grosse, sono sempre un evento stressante, ma soddisfacente. La verità è che voi vedete delle cose divertenti, ma quando noi siamo in giro per le fiere non si dorme, a volte non si mangia, si lavora tantissimo, si corre un sacco, si portano degli zaini pesantissimi. Quindi le fiere sono orribili da questo punto di vista, però sono anche quelle che ti permettono orribili. Ti permettono di divertirti così. In modo alternativo. In modo alternativo, insieme, di soffrire soprattutto insieme, esatto. Per 3, 4, 5 giorni, 10 giorni in base a dove andiamo. Esatto. Matteo Bardi, 27, chiede: qual è stata la vostra recensione preferita fatta sul vostro canale? Auguri. Grazie per gli auguri. Non c'è bisogno che metti anche... cos'è questa roba? È quello che spara. Onda energetica, no? Dovendo scegliere, probabilmente direi la webcam di Logitech, la C922, mi ricordo il nome, ma è stata molto divertente, confermo. È stata molto divertente da girare, molto divertente da montare ed è ancora molto divertente da vedere nonostante fossimo presenti al momento della girazione. Esatto, e soprattutto perché era divertente, ma si parlava di una webcam e non so come diavolo sia possibile ridere. Mai con una webcam, mai successo. Esatto. Andiamo avanti. Il Mirko chiede: prima di tutto, congratulazioni. Bravo, bravo. Propositi 2017, giochi e tecnologia più attesa di quest'anno. Allora, propositi: la conquista del mondo. E quello è il proposito di ogni anno. Tutti gli anni. Mignolo è lo chef, lì, come si chiama? Mignolo. Mignolo è il... prof. Il prof. No, chef. Era più bello chef. Ma che cacchio è chef? Ma tu guardi i cartoni strani, però in Albania ci sono state delle robe allucinanti. Dicevamo, la conquista del mondo, sì. Tecnologie e videogiochi più attesi. Oddio, tecnologie... Non lo so. Troppe. Se uscisse il Surface Phone e fosse all'altezza delle mie aspettative, quindi quella roba che si piega tutta, che diventa un tablet, che lo pieghi a tenda... Che stai calmo, stai molto calmo. Quello sarebbe bello. Più che altro perché finalmente darebbe una spinta a un settore che è troppo identico a se stesso. Ciao, ciao. Si assomigliano tipo tutti e così ci vorrebbe un po' di brio. Questo era tu, brio. Tecnologia? Io voglio un VR che non mi faccia venire il vomitino, perché sono una persona delicata, come si può. E sensibile? Deve vedere, dedurre. Cosa si deve vedere che sei una persona delicata? Lo deducono, punto. Va bene. E i videogiochi che attendi? Niente. Zelda. Ivan Bellucci: a cosa non rinuncereste mai? Allora, a mangiare nel caso di Fiora principalmente. No, non rinuncerei mai a fare la pagliaccia, che detta così è molto brutta, ma mi piace tantissimo far ridere le persone ed è una cosa che mi fa stare bene. Tutto da sola. Perché sto poi bene, capito? Se mi auto faccio ridere. Ok. E anche con Erika, per esempio, ogni tanto le faccio delle battute proprio di merda, ma mi diverte poi scoprire che ride forzatamente. Penso che non rinuncerai a far finta che le battute di Fiora mi diano profondamente fastidio. Perché non è vero che le danno fastidio, è tutta una pantomimica. Fa proprio ridere così, certo. Scusa. Parte del divertimento sono io che mi fastidisco fintamente. Cioè fintamente, ogni tanto mi fastidisco veramente perché sono orribili, però fa niente. Andiamo avanti. Videogame preferito? Zelda. Final Fantasy anche. Non lo so, Mass Effect credo. Non lo so. Anche Assassin's Creed quando non era così. Basta. Abusato. Prossima. Cosa preferite tra PC, Xbox One e PlayStation 4? E continua a non essere un quiz. No, il PC no. Perché per come sono io, maniaca del controllo, vorrei avere tipo, sai, tutte le impostazioni, quelle super mega ultra. Sì. E il mio PC non le regge. Cioè, nonostante sia un buon PC, non le regge. E allora niente!
divertente, mi accontento, perlomeno faccio prima a buttare dentro il disco o fare il download direttamente dallo store, quindi Xbox e PlayStation tutte e due, perché siamo così. Come fai a chiedere vuoi più bene alla mamma o al papà? Io sono anche pro PC, ma non sono pro tastiera. Solo perché ha il ROG, capito? Lo so io. Ma non sono pro tastiera, nel senso che se si tratta di muoversi, no. Cioè, un conto se è un'avventura grafica col mouse, allora si può fare. Altrimenti anche al PC devo attaccare il controller dell'Xbox per giocare. Android o iOS? Android. Microsoft, immagino Windows, Linux o Apple? Windows. Poi Andrea Testa Tonda ci chiede: avete litigato? No. Allora, Fiora non si ricorda, ma la risposta è sì. È successa una volta sola, ma tendenzialmente non litighiamo, perché funziona che se lei dice una cosa facciamo quella. Giusto! Non se ne parla. E se il fieto vivere funziona in questo. Quando lei se la prende per qualcosa, poi io non so, non capisco bene per cosa, e le passa automaticamente. È anche un po' viceversa, quindi ogni tanto io me la prendo, lei dopo 5 minuti mi scrive: quindi ti è passata? E quindi cosa fai? È finito? Gli dici di no? Però vale la regola che nel dubbio si fa quello che dice Fiore, esatto. Non si litiga mai. Quello che è suo è anche mio, quello che è mio è sempre mio, ok? Anche sì. Questa regola vale, esatto. Elia Gabriele Bicchieri ci chiede: Bicchieri, serie TV preferita? Nessuna. Ah, no, 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 una no. Sola. Non è vero, dai. No, mi è piaciuto tantissimo Fringe di JJ. Ciao JJ. Va bene, Fringe è una delle mie preferite. Mi è piaciuto tantissimo perché è una via di mezzo tra X-Files, che mi ha fatto fare tantissimi incubi quando ero piccola, ma di brutto, e insomma delle robe, vabbè, mi piace, insomma. Poi c'è quello lì di I don't wanna wait. Susan Creek. Pesi. Vai via, per favore. Io penso che il stiamo qua sentendo. Doctor Who. Doctor e probabilmente perché è inglese. Doctor Key, esattamente. E Scrubs. Andiamo avanti. Invece Michele Marietto Morrone, qual è il ricordo più bello negli ultimi anni che hai avuto? Per me è stato il primo viaggio a Los Angeles per le tre. Perché è stato tutto un primo unico. Un primo volta a Los Angeles, prima volta negli Stati Uniti, primo E3, prima guidata negli Stati Uniti, prima fiera di videogiochi international, esatto. Primo viaggio insieme da sole, basta. Esattamente. Ed è stato veramente un delirio. È stata una cosa che sono tornata a casa e ci ho messo una settimana a riprendermi. Però è stato bellissimo. Era stato divertente, sì. Soprattutto quando abbiamo preso le multe con la macchina. Qual è la volta che abbiamo dimenticato il bagagliaio della macchina? Perché dici queste cose? Era un segreto che devi portarti nella tomba e tu continui a dirlo a cani e porci. Che praticamente al posto di chiudere la macchina, ho sbagliato a schiacciare il tasto e ho aperto il bagagliaio. Fortunatamente erano quei bagagliai. Sono quei bagagliai. Bene. Perché questo non è successo mentre eravamo tipo a casa con la macchina lì fuori. Supermercato. È successo al supermercato in un parcheggio enorme a Los Angeles, dove la malavita è una roba da poco, quindi la possibilità che... io volevo chiuderla, ho sbagliato a schiacciare. Colpa del jet lag. Chi non capita? Certo. Noi siamo tornati in macchina e c'era praticamente il bagagliaio aperto. Ridi adesso, dopo che abbiamo passato quei 5 minuti di panico. Vai avanti. Qual è la soddisfazione più grande che hai avuto e la cosa più appagante? Soddisfazione più grande è riuscire ad aver fatto quello che stiamo facendo adesso, perché all'inizio nessuno se lo aspettava. Neanche noi, esatto. E penso che questa sia la soddisfazione in primis. E in secondi so fame, quindi non capisco più niente. Esatto. Ma io penso che sia difficile stabilire qual è la più grande, perché ogni volta facciamo un passettino in più e diventa quella la soddisfazione più grande, e poi così ogni giorno è una grande piccola soddisfazione. Sì, nel senso che sono tutti dei piccoli passettini e poi ti giri indietro e da un piccolo muretto che avevi costruito c'è sta il castello dei Princess. Scusa se è poco. Sempre Michele, veramente hai un po' esagerato anche tu con queste domande. Sì, anche questo video durerà 7 anni. Con chi vorresti lavorare per scrivere un articolo? Onestamente, così su due piedi, direi con nessuno. Ci sono delle persone che vorrei intervistare, però, delle persone normali, come tutti i giornalisti dell'universo, persone come, non lo so, Elon Musk.
Sì, queste persone così. Larry Page, Sergio Brin, non so, il Dalai Lama, Mark, Stephen Hawking, quelle sì. persone normali. Anche quelli della tomba, Steve Jobs. Della tomba? Della tombola, sì. Della tombola. Hai mai avuto dei rimpianti? No, perché tendenzialmente ho fatto sempre quello che ho desiderato, quello che mi sentivo di fare, magari sbagliando, però almeno è stato fatto. Così su due piedi? Credo no, nessuno. Anch'io ho sempre cercato di fare quello che volevo, al massimo dei rimorsi perché ho fatto delle cavolate. Esatto. Dei rimpianti? No. Direi di no. Cosa vorresti fare da grande? Quello che da, siamo già grandi. No, esatto. Prima di tutto Michele, abbiamo 30 anni. Quindi anche se ne dimostriamo esatto molti meno, tipo 29. Anche se sembriamo delle giovani ragazze più o meno su quelle che sono appena diventate signorine, che hanno avuto il menarca, sai che cos'è? Andiamo avanti. Comunque da grandi penso che vorremmo continuare a fare questo, però amplificato, perché l'obiettivo, ve lo diciamo sempre, la conquista del mondo. Già con un piccolo castello, con un piccolo regno, poi vedrai che dopo. Allora, 5 giochi. Il regno diventa il regno dei cieli. Sempre Michele chiede 5 giochi che ti hanno cambiato e 5 giochi che diresti ma basta. Io dico solo quelli ma basta, ma non sono 5. Ma basta Assassin's Creed e ma basta Call of Duty. Ma basta qualsiasi serie che è stata già ovviamente spremuta, che dici non ce n'è. Ecco, no ma basta Zelda. Sì. E no ma basta Mario, quelli possono Final andare. Fantasy? Anche Final Fantasy, se li fate belli potete andare avanti. Va bene. I giochi che mi hanno cambiata, in realtà penso siano stati... cambiata una parola grossa. Diciamo che ci sono stati degli indie più che dei giochi AAA che hanno lasciato... Tripla. Non riesco a parlare. Perché vicino a me... Fiona mi dà fastidio. Dicevo, più degli indie, tipo Death Dragon Cancer, più che dei giochi AAA. Forse tra i AAA direi Nioh, perché non ho mai detto così tante parole, quindi forse un po' dentro mi sta cambiando. Prossima! La penultima è: ti sei già stancata di queste domande? Sì, sì, ne hai fatte veramente tantissime. Che botte! E l'ultima domanda di Michele è... se non aveste fatto questo lavoro, ci sarebbero stati così tanti stalker? No. Andiamo avanti. Andiamo avanti perché è già lunghissimo. Giuseppe Ferro, che invece è molto bravo, fa una domanda sola. Che bravo, se fossero tutti come te. La cosa più stupida fatta sul lavoro da ubriache? Niente. Ma guarda, l'unica cosa che è successa quando eravamo a Los Angeles 2 anni fa, che dovevamo fare i vlog, e i vlog continuavano più o meno fino alla cena. Il problema è che a cena ci concedevamo una birra, ma il problema è che una stanchezza estrema unita a una birra media era devastante, cioè proprio una roba tipo bomba atomica. E probabilmente in qualche video abbiamo detto qualche minchiata, però solitamente cerchiamo di staccare il tutto. Una volta che è finito il lavoro, piuttosto andiamo a bere e basta, perché sennò già così combiniamo dei disastri, tipo lei che non si sa allora. Allora, un tipo che non conosco chiede: quanto volete bene a Mr. Ferrix? Ma chi è questo qua che scrive? È tale Andrea Ferrazza. Chissà se sono imparentati. Ferrazza. Allora, caro Andrea, non sappiamo chi sia questo Mr. Ferrix. Sì, magari presentacelo. E poi ti facciamo sapere se... Se potremmo... Mai volergli bene. Esatto. Però per adesso, così su due piedi... Non ti sappiamo dire. Niente. Una domanda troppo difficile. Il nostro fan numero uno al mondo, sì, proprio, nell'universo. Sì, ciao, Ivan Chilavi! Esattamente. Colui che ha coniato il termine Thelma e Louise, perché ormai siamo Thelma e Louise solo per lui. Ivan, però non possiamo fare sempre tutti i video insieme, io lo so che tu ci vuoi. Abbiamo anche delle vite così separate ogni tanto. Cioè, anche la radio, mi piacerebbe portare Erika, ma non è che posso portare anche Erika, purtroppo ci sono delle cose. Ho solo l'assetto del cuore da mettere in macchina quando devi partire. Lo so che a te dispiace, però... Niente. Succede. Erika, hai mai provato a psicoanalizzare Fiona? All'inizio un pochino ci ho provato, ma non per il gusto di psicoanalizzarla, perché pensavo mi servisse a conoscerla meglio. Poi ho capito che è pazza, che quindi non c'è niente da fare. Perché non fate un video dove Erika guida? Tappati l'orecchio un attimo. Ivan, devi sapere che Erika non fa un video dove guida.
Hai finito? No, devi sapere che Erika non ha fatto un video che guida perché Erika... Un video che guida, sì. Non può fare un video che guida perché Erika... Non guida. Ecco, Erika non guida. C'ha la patente finta. Cioè, però finta, non guida. Cioè, ho la patente che ho presa col ho preso col sudore della fronte. Sì. Al primo colpo, sia alla teoria che alla pratica. Poi una volta che l'ho presa l'ho messa nel portafoglio, mai usata forse tre cioè volte. Senza dilungarci, ma pare che la leggenda narri che abbia subito dei traumi. Andiamo avanti. Tanti segreti che svegliamo in questo tutti fatto. Miei, non esatto. Ho capito, vabbè. Fiona, hai mai pensato di portare qualche mezzo come ape o panda in The Driving Fiona? The Driving Fiona. No, magari ci penseremo, però è una roba simpatica. Un'ape. Così allora Erika la mettiamo nel dietro dell'ape. Dietro si della botta subito l'ape. Avete mai pensato di fare una live di Thelma e Louise dove fate casino? Ivan, mi sembra già che facciamo abbastanza casino nei video senza adesso. Fare anche il live. Cioè, ci manca solo quello. Andrea testa tonda, di nuovo, ho fatto delle domande separate. No, non si fa così. Avete intenzione di fare cosplay? Se sì, quale personaggio? No, sinceramente no, perché no. Guardo con tanta invidia coloro che lo fanno, ma tantissima invidia. Ma io no, non ci ho mai pensato, sinceramente. Io assolutamente no. Due motivi principali. Il primo perché penso che uno debba avere anche il fisico per fare il cosplayer, a meno che non voglia anche fare perché... il cosplayer di Ursula, allora forse quello potrei farlo. E la seconda... Lo facciamo! No! La seconda cosa... è che ho sempre odiato il carnevale. Figuriamoci vestirmi spontaneamente quando già a carnevale a 10 anni non volevo farlo. No, ma anche perché non capisco come tutti questi personaggi dei videogiochi sono tutti super fighi, cioè ho capito. O sei Leon, come si chiama? Ciro! Ciao Leon, ciao Jessica. Esatto. Cioè o sei figo come loro due, se no ciao vai a casa. E che cacchio. L'ultima domanda. Poi ce n'ho una anch'io bonus. Allora, l'ultima domanda prima del bonus. Sì. È una domanda di concetto. Questa richiede le cuffie. A voi? Sì. Capita di abusare dello smartphone anche quando fate la cacca? Chiede Andrea Bellisario. Allora, grazie mille per questa domanda di pregio. di concetto. Sì, esatto. Non abbiamo abbastanza tempo per sviscerare l'argomento. Su questa questione di questa questione? La risposta la do io per tutte e due, sì. Che io tendenzialmente lo smartphone in bagno non lo porto. Fiona non va in bagno se non ha lo smartphone. Quindi... Ecco. E a proposito di telefoni in bagno, la domanda bonus è del nostro amico Pasquale D'Ambra. Sì. Che mi ha mandato un messaggio privato su Facebook dicendomi: stavo appena finito, non ho capito quali cose stava espletando, ma comunque ho appena finito in bagno, ho tirato l'acqua, volevo mandarvi una domanda ma mi è caduto il telefono nel cesso. RIP iPhone di Pasquale. iPhone 6, non lo so, qualsiasi modello di iPhone da un miliardo di euro, quindi. Ma qual era la domanda di... La domanda era: Fiona, ti sei mai fatta male fisicamente? Quella sera che ero andata a vedere la Kia Stinger. Sì. Per sbaglio avevo scritto su Facebook Sting. La Kia Sting è una Kia che canta. A posto, sì. La Kia Stinger, ero vestita tutta fighissima, ero dello stesso colore della macchina. Sono uscita da lì e è successo che non ho visto il marciapiede, ero al telefono per salvare il mio Mate 9 da un miliardo di euro. Ho caduta, mi sono aperta le ginocchia, mi sono aperta tutta la mano, che non so se si vede, ma... Si vede o non si vede? Adesso è la mano quella perfetta, non è di Resident Evil, ma prima era una roba terribile. Oh, e quindi sì, mi sono fatta male. Ma anche Erika una volta è caduta negli Stati Uniti, anche in altri posti che non vi dico. No, io sono una brutta persona. Ho la propensione a farmi male. Quindi ogni tanto trovo dei lividi perché sbatto contro gli oggetti, anche contro la metro. Cosa fa la sera? Dormo come le persone normali. Sì, uno che si sveglia con i lividi. Sì. You don't tell it right, non la racconti giusto. Diciamo anche che Fiona, che è una brutta persona, adesso lo sapete, quando io mi faccio male lei è presente, non è che si preoccupa come le persone normali, tutto bene, come stai, ti serve una mano, lei comincia a fare come Nelson dei Simpson.
È una persona orribile. Va bene, le domande sono finite. Oh, finalmente! Questo video è durato 150 minuti. E Erika lo monterà. È un lungometraggio. Questo lo monterà Erika con grandissima gioia, non vede l'ora. Concludiamo dicendovi grazie di nuovo, perché senza di voi che commentate tutti i giorni, che ci scrivete cose belle, ogni tanto anche brutte, vorremmo picchiarvi, ma non lo facciamo, perché no, si fa. Recentemente, ad esempio, qualcuno di voi ci ha dato delle vecchie, ve lo dico, sono cose che noi ci segniamo per la vita. Christian Barbati biondo. Va bene, grazie a voi, speriamo di riuscire ad arrivare a tagliare altri traguardi. Sempre grazie a voi, perché senza di voi tutto questo non potrebbe succedere. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Lasciate tanti commenti. Se avete altre domande, magari ripetiamo un fact time più avanti. E un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao!